Se è vero che non si può affermare con certezza la data di fondazione dell'attuale centro di Rotonda, è vero anche che esso esisteva al tempo dei Longobardi. Quel paese deve la sua origine, per l'esigenza di fortificazione manifestata dal popolo al fine di contrastare gli invasori goti. Nel Medioevo, Rotonda cade sotto il dominio di Roberto il Guiscardo e a partire dall'VIII secolo subisce il dominio di diverse famiglie. Il ruolo determinante nella storia del paese è stato senza dubbio quello di San Severino di Bisignano, a cui si deve l'edificazione del castello, di cui oggi sono visibili solo i rudeli. Rotonda è la sede del Parco Nazionale del Pollino. Il paese presenta una suddivisione abbastanza netta, con un nucleo medievale in cui sorge il castello e una zona più recente posta a valle. Il paese del Pollino, da ottobre 2020, è entrato a far parte dell'Associazione Nazionale Borghi Autentici d'Italia. Passeggiando tra i vicoli del borgo, è impossibile non accorgersi delle numerose fontane in pietra e dei portali riccamente decorati sulle facciate dei palazzi signorili, testimonianze dell'arte e degli scalpellini rotondesi nel corso degli anni. Questa tradizione è adesso nelle sapienti mani del maestro Giuseppe Di Consoli, l'ultimo scalpellino rotondese. Visitando il suo laboratorio è possibile non solo apprendere le tecniche della lavorazione della pietra e degli attrezzi utilizzati per la creazione di queste opere, ma è evidente quanta passione ci sia dentro questa attività. Passeggiando nel centro storico, in compagnia del maestro, sarà possibile anche scoprire tutte le storie che si nascondono dietro le sue opere, che, oggi, abbelliscono gli angoli più caratteristici del borgo. Il paese di Rotonda è contornato da diverse fontane. Le più importanti sono la Fontana del Leone, in via Mordini, dove esisteva una piccola fontanina in ferro, poi rimossa. Rimase al suo posto una grossa pietra sporgente e così lo scultore locale Di Consoli pensò, nel 98, di scoprirla a forma di testa di leone, dalla cui bocca sgorga ancora oggi l'acqua. Poi abbiamo la Fontana del Cristo e dell'Agnello. Questa fontana è scolpita nella pietra e ha, nell'agnello col canale dell'acqua, l'elemento centrale. La numerosa presenza di corsi d'acqua ha agevolato il lavoro dell'uomo che, in tempi remoti, se ne è servito per alimentare i mulini. Nel territorio di Rotonda ne funzionavano una decina, di cui tre non esistono più, quattro sono attualmente allo stato di rudere e solo tre sono stati distrettamente conservati. Negli anni successivi viene scalato lo scheletro quasi completo dell'Elephas Antiquus Italicus, nonché alcuni resti di Hippopotamus Antiquus. Nel 2006 è stato rinvenuto uno scheletro quasi completo di Hippopotamus Antiquus, mentre nella campagna di scavo del 2007 sono stati trovati resti fossili di diversi cervi incompleti. Il santuario della Madonna della Consolazione sorge probabilmente nel luogo dove vi era una cappella eretta dai bizantini. La data precisa di edificazione è il 1558 per volontà dei cittadini di Rotonda, a seguito di scampata epidemia di peste. A giugno si svolge la festa dell'Apidu, della Rocca e delle Porfiche. Il viaggio dura 6 giorni tra fatiche, antiche tecniche per il trasporto, forzuti buoi, preghiere, musiche, balli e canti. L'8 giugno, davanti alla chiesa di Sant'Antonio, avviene la benedizione dei buoi. A mezzanotte, i roccaioli si ritrovano al santuario della Madonna della Consolazione, raggiungono il bosco di Terranova di Pollino e abbattono la rocca. Un abete bianco, precedentemente scelto, che verrà trainato a valle da uomini e una coppia di buoi. Intanto, a Pedarreto, altri gruppi di fedeli buttano giù faggi più piccoli, le porfiche, trainate poi da coppie di buoi. Il 10 giugno, l'Apidu, la Rocca e le Porfiche partono verso Pedarreto.
L'11, dopo la messa, il corteo di uomini e buoi forzuti, seguiti da fedeli, inizia la discesa verso Rotonda, verso i Puzzicelli. Il quinto giorno, i buoi si colorano di rose e gigli di Sant'Antonio. In sottofondo, organetti e tamburelli. La rocca giunge alla chiesa del Santo per la benedizione e resta lì tutta la notte. La melanzana di Rotonda DOP ha una storia relativamente recente. Viene infatti introdotta nelle terre del Pollino all'inizio del secolo scorso, quando, di ritorno dalla campagna d'Africa, alcuni ex soldati riportarono alcuni esempi di questo strano pomodoro, che in realtà è una melanzana. Dalla Basilicata, e più precisamente dal Parco del Pollino, nella Valle del Mercure, andiamo a scoprire quello che alcuni anni fa apparteneva solo ad altre categorie di alimenti, ovvero una certificazione di denominazione origine protetta, DOP, addirittura a un fagiolo. Rotonda, come tutti i borghi del sud Italia, offre una tradizione culinaria che affonda le sue radici nella cultura contadina. Nella cultura e nella lingua contemporanea, i proverbi vanno scomparendo insieme al tramonto della civiltà contadina. L'affermarsi di tecnologia agricola e diversificazione sempre più specialistica dei saperi scientifici ha spezzato la tradizione unitaria dei valori e dei principi racchiusi nei proverbi.